Nel 2023 le entrate tributarie della Regione Sicilia sono aumentate di ben 1 miliardo e 300 milioni, somma che destineremo a ridurre il disavanzo ereditato dal passato. Ma è evidente che questo trend è positivo, dà il segno di una ripresa economica. Se nel 2024 ciò dovesse ripetersi, destineremo queste ulteriori somme per l'abbattimento delle liste d'attesa, interventi sul sociale, ma anche manovre espansive che guarderà a creazione di posti di lavoro guardando al mondo dell'impresa. Si prevede che con il rendiconto dicembre 2023 il disavanzo della regione possa ridursi di ulteriori 8 miliardi, 1 miliardo e 8, arrivando quindi a un disavanzo di 2 milioni e 9 miliardi da coprire riducendo il periodo di ammortamento. Quindi abbiamo un crollo del disavanzo notevole, vedete poi la curva che è già segnata, appunto notate in questa slide, che dà il segno di una fortissima accelerazione del governo Schifani sull'eliminazione di disavanzo. Questo ci lascia presupporre che nel giro di continuando questo trend, noi siamo fiduciosi e lavoreremo per questo, la risoluzione di questo trend presumibilmente ridurremo, azzereremo il disavanzo in tempi ancora anteriori rispetto a quelli che ci sono stati consentiti dai governi nazionali con la famosa armatura decennale della quale si è sempre parlato.